offerta di pura condivisione gratuita di valore, pratica che ti dice esattamente cosa fare in questo momento in cui ti hanno imposto di chiudere l'attività. Andiamo a vedere realmente come puoi continuare a fatturare e come puoi farlo dal web, che il web non chiude, internet è più aperto che mai e i fatturati delle aziende su internet sono aumentati del 100% in questi giorni. Quindi ragazzi, ci sarà ampio spazio per domande e risposte, siete in tantissimi, però cercheremo di rispondere a più domande possibili. Via degli eventi, o chi è all in come nel poker e non si dà per vinto, quindi se tu sei in questa diretta sei nella categoria di quelli che ce la faranno. Quello che ti stiamo consigliando è per mantenere i tuoi clienti attuali, perché quello che sta succedendo, e ascoltami bene, è qualcosa di estremamente pericoloso, perché il cliente se è a casa va dove gli vendono la roba e se la tua attività non offre servizi online, ti parlo di prodotti come l'abbigliamento, sei qualche cliente fidelizzato, se questa persona chiaramente in 20 giorni non succede niente, quindi questo è un caso che non conta, però metti il ristorante che ha una clientela fidelizzata e questo non può più andare a mangiare al ristorante perché è chiuso, comunque ha delle limitazioni. Questa persona continua a ordinare e se finisce la spesa c'è una psicosi così grande che hanno paura di... Vogliamo curatore, ok? In qualche modo gli stai facendo del bene perché gli stai dando forza, gli stai facendo vedere che tu ci sei, che tu sei vivo, che non sei depresso. Messaggio positivo: se tu riesci a far vedere che la tua azienda è viva, è presente, che sei lì per servire i tuoi clienti, che sei vicino ai tuoi clienti, mi stai rassicurando. Stai facendo un lavoro che è molto più alto del tuo lavoro normale da imprenditore, stai facendo un lavoro da... Se l'hanno messo sul sito web, fanno consegne a domicilio, il proprietario è andato in diretta, fa vedere che non molla, no? Esatto, una cosa importante, visto che sapete che noi spingiamo molto la professione del social media manager, su Millionaire ne abbiamo parlato, come secondo noi la rivoluzione del mercato del lavoro italiano digitale, perché è una figura veramente ultra ricercata. Rosa ha appena scritto nei commenti: la mia presenza online da social media manager ha portato un atelier di Arta Sartoria a contattarmi per lanciare la sua piattaforma online oggi. Immaginati se io voglio andare a mangiare dal ristorante che abbiamo visto prima, vado a vedere il sito, poi da lì entro nel Facebook e c'è lui che scrive: non è possibile, che schifo sto governo di merda, mi ha fatto chiudere il ristorante. E non ci porta più, no? Capisci? Invece se io entro e dico: cavolo, ma questi si sono organizzati. Andare al supermercato e quindi iniziano a ordinare.